Treni nuovi ma stessi disagi per i pendolari che usufruiscono della linea ferroviaria per spostarsi. Ben 64 minuti di ritardo, infatti, sono stati registrati per il treno Roma-Isernia, partito dalla capitale alle 14.35 di ieri. A darne notizia, attraverso la pagina Facebook Obiettivo Isernia, un utente che ha utilizzato le biglietterie elettroniche per acquistare il ticket e che si è visto segnalare l'allungamento dei tempi di attesa direttamente sul videoterminale. Nessuna indicazione sulle cause nella sezione Info Mobilità del portale Trenitalia. Lo scorso 11 febbraio è stata attivata ufficialmente da Rete Ferroviaria Italia la linea elettrica ferroviaria Tresenna e Roccaravindola. Il primo treno diretto a Roma è partito alle 6.40 dalla stazione di Isernia e poi è stato il turno di quello diretto a Napoli. Una data, quella dell'11 febbraio, che avrebbe dovuto segnare l'inizio di una nuova era moderna e la fine dei problemi per i tanti pendolari che ogni giorno si muovono con i treni. Ma a quanto pare l'idilio non è durato molto e la strada per raggiungere la normalità sembra essere ancora lontana.